pecore elettriche con Davide Allegranti. Ora si cambia. Si cambia per il meglio. Più sicurezza, più efficienza, più decoro. Firenze deve tornare ad essere il faro del mondo. Benvenuti, benvenuti, qui Davide Allegranti, nuova puntata delle pecore elettriche. Martedì scorso sono stato ad ascoltare Heike Schmidt nel giorno del lancio della sua candidatura a Firenze al teatro Cartiere Carrara, all'ex Tuscany Hall. L'ex direttore degli Uffizi, oggi direttore del Museo Nazionale di Capodimonte a Napoli, candidato del destracentro nel capoluogo toscano, ha detto prevedibilmente tutte cose che mi aspettavo di ascoltare. Servono più sicurezza e più decoro per Firenze, serve un aeroporto all'altezza, serve un progetto diverso per lo stadio Artemio Franchi. L'attuale progetto per lo stadio di Firenze, ha detto Schmidt, è un ibrido, cerca di conservare qualcosa e mettere qualcosa di nuovo insieme. Qualcosa di impossibile, bisogna fare un passo indietro, lo consideriamo un enorme spreco di soldi pubblici. C'era la disponibilità di fare lo stadio da parte della Fiorentina senza spendere soldi pubblici. Ora abbiamo un progetto affidato, ma il progetto non è finanziato. Questa è una grande bufala, ha detto ancora Schmidt. Vorrei fare il vostro sindaco per amministrare bene la città, ma ho il sogno di rendere Firenze di nuovo magnifica. Ho il sogno di fare in modo che i giovani trovino spazi che non siano solo quelli per bere, di rendere la città di... Ecco. Di rendere la città di nuovo capitale della cultura, senza nemmeno bisogno di andare tanto indietro nei secoli. Pensiamo solo a quando pochi decenni fa il Maggio Fiorentino lanciava i migliori nomi del canto e della musica prima di diventare una voragine mangia soldi. A un certo punto poi Schmidt è intervenuto su un altro tema assai dibattuto a Firenze, la tranvia. Dobbiamo gestire i grandi lavori che riguardano i centri nevralgici della città in maniera libera da condizionamenti. Non sono contrario allo sviluppo della mobilità pubblica, ma sono contro tecnologie vetuste che nessuna città utilizzerebbe più. Basta con il taglio degli alberi per far spazio a foreste di pali, ha detto ancora Schmidt prendendo molti applausi. E, ha aggiunto, la tranvia ha procurato grandi ferite nel tessuto urbano. Noi non possiamo ora disfare quello che è stato fatto, ma dobbiamo riguardare tutto con nuovi occhi, in maniera rigorosa e totale, e creare delle alternative integrandole con il trasporto ferroviario, ha detto ancora Schmidt. Ecco, io continuo a non capire l'ostilità nei confronti della tranvia, che è un mezzo utile e permette di raggiungere velocemente alcune zone della città e non solo, senza prendere l'auto. I cantieri sono un problema con cui confrontarsi, ma sono provvisori e a un certo punto finiranno. Certo, non possono diventare delle esposizioni pubbliche urbane permanenti, ma questo è un altro discorso. Quanto a Campo di Marte, il quartiere di Firenze che ospita lo stadio, c'è chi se lo immagina fermo e senza alcuno sviluppo. Per questo c'è chi è contrario alla tranvia e propone una busvia elettrica. Per quanto mi riguarda, l'unico problema delle tranvie di Firenze è che ce ne sono ancora troppo poche e che si è perso tempo, per varie ragioni, nel realizzare la prima linea. Detto questo, da Schmidt c'era molta gente, 1000 persone, forse qualcosa di più. A differenza della campagna elettorale di 5 anni fa, quando la destra scelse un candidato non molto preparato sui dossier cittadini, Ubaldo Bocci, stavolta la coalizione di Giorgia Meloni potrebbe avere più chance. Il ballottaggio sembra quasi scontato, ma Schmidt dovrà risolvere in fretta alcune questioni. Uno è di comunicazione e riguarda la sua ars oratoria. Il tono di voce non è da trascinatore di folle, diciamo così. L'altra questione riguarda la coalizione che lo sostiene. I leader politici martedì non sono saliti sul palco insieme a lui, a dimostrazione del fatto che deve essere la sua civicità a convincere gli elettori. Non c'erano neanche simboli di partito. È un primo segnale trasversale nei confronti di una città che non apprezza l'estremismo politico. Resta da capire però se i vari partiti che compongono la coalizione
coalizione nella pur legittima competizione che li contraddistingue, riusciranno a non oscurare il candidato Schmidt da qui alle elezioni di giugno. Insomma, Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia sapranno essere generosi? Chissà. Ciao, le pecore elettriche tornano domani!